Tutto pronto a Foggia per la 15ª edizione del concorso nazionale musicale Umberto Giordano, che anche in questa annata permetterà di dare spazio ai talenti più interessanti del panorama territoriale e non solo, di tutte le età ed in diverse categorie. Presidente di giuria sarà Marco Masini, insieme al sottoscritto, e ci sarà anche il maestro Roberto Molinelli, grande musicista, compositore che ha scritto e arrangiato brani anche per cantanti di a Sanremo, insomma, una persona veramente di grande spessore musicale. A spiegare come andrà l'edizione 2023 è stato lo stesso Lorenzo Giuffrida, tra gli organizzatori storici del concorso nazionale ideato dall'Associazione Musicale Suoni del Sud di Foggia. Scenario di questa edizione sarà il Teatro Umberto Giordano del capoluogo dauno. Vincitori del Talent Voice, oltre a registrare il disco con l'associazione Suoni del Sud, avranno la possibilità di esibirsi in un concerto live proprio con l'orchestra Ritmo Sinfonica. L'associazione Suoni del Sud non promuove solo il concorso, ma da ormai 2 anni anche, per esempio, un'orchestra sinfonica riconosciuta dal Ministero. Insomma, un vero e proprio presidio culturale. Crediamo di investire, crediamo ancora in questa città, crediamo ancora nel nostro territorio. Siamo anche vincitori di parecchi progetti regionali, quindi insomma speriamo bene che il tutto possa andare avanti, ma più che altro per continuare a dare ai giovani una possibilità. L'edizione 2023 arriva dopo la 14ª, quella che ha visto protagonista, tra le altre, anche Irene Grandi come presidente di giuria. Questo anno è andato benissimo, il concorso si è svolto durante i 4 giorni di attività, perché il nostro concorso è realizzato in una sezione prettamente legata alla musica classica, agli alunni delle scuole medie indirizzi musicali, licei musicali, scuole di musiche. E poi ormai sono circa 9 anni che abbiamo ideato la sezione drums, la sezione talent voice, che sta andando, diciamo, alla grande, c'è una richiesta notevole. Addirittura un anno si iscrissero anche dall'estero, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera. La serata finale sarà integralmente trasmessa anche su Telesveva per rivivere i talenti del futuro grazie al concorso Umberto Giordano.